Un'estate da vivere in città, in compagnia dei coetanei. È un progetto educativo, ludico, sportivo e culturale ideato dal Comune di Teramo e che si traduce in un campus estivo non residenziale per minori dai 6 ai 14 anni. Un'iniziativa pensata proprio per i più giovani, ai quali l'amministrazione comunale intende offrire un'opportunità di gioco e di incontri nel periodo senza attività scolastiche. È sotto gli occhi di tutti come la DAD abbia influito negativamente sul livello socializzante dei ragazzi. Dove si svolgerà il campus? Il format che abbiamo proposto in realtà non ha una location ben individuata, perché in realtà una prima fase prevede quella di raccogliere le manifestazioni di interesse di tutte le associazioni senza scopo di lucro o della città di Teramo, che organizzeranno i campus nel territorio del capoluogo della città di Teramo, e questo è anche un modo per far vivere la città a pieno a questi ragazzi che magari in questo periodo non sono usciti poco, comunque non hanno vissuto. Cosa faranno? Le associazioni presenteranno i loro progetti e sono anche soprattutto rivolte allo sport, quindi riprenderanno l'attività sportiva, ma anche dei percorsi culturali, perché faranno anche dei laboratori all'interno di questi campus, che siano laboratori di teatro piuttosto che laboratori sulla creatività. Quanto costerà il campus? Diamo un contributo indiretto a tutte le famiglie del capoluogo che andranno a iscrivere i ragazzi a questi campus organizzati dalle associazioni che parteciperanno al format, per cui avranno una riduzione contestualmente all'iscrizione di circa il 50% della retta. L'amministrazione comunale di Teramo si è comunque riservata la facoltà di richiedere a chiunque gestirà il campus estivo l'ammissione gratuita e con priorità dei minori il cui nucleo familiare è assistito dal servizio sociale dell'ente.